Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ma qual è l'area che si respira? Cioè, ci vedete davvero ancora, è davvero l'ultima spiaggia? Sì, noi ci vediamo finché la matematica non ci chiude questa speranza, proveremo ancora a raggiungere l'obiettivo. A prescindere da come andranno, se Palermo qua lavoratamente dovesse succedere, tu ti senti pronto a raccogliere la sfida anche l'anno prossimo, cercando di restare il nastro di questa squadra o ti dovresti imporre? Io ho un contratto ancora di 2 anni, quindi sono ancora parte del Palermo, quindi poi sicuramente c'è da sentire pure la società, però comunque questi sono discorsi ancora che non dobbiamo toccare, quindi pensiamo alla partita di sabato che è bene. Gazzetto. Intanto volevo sapere come stai. Cioè, in percentuale, se ti puoi sbilanciare un attimo, pensi di arrivare a quale percentuale di condizioni di forma da qui a sabato? Perché secondo me Barreto, che corre tanto, potrebbe essere fondamentale per fare determinate scelte in chiave tattica per Sannino. Quindi secondo me, se sei in buone condizioni, magari Sannino può rischiare un po' di più, no? Avendo un centrocampista che corre tanto. In caso contrario, secondo me potrebbe rischiare un po' di meno. Allora ti chiedo come stai e come pensi di arrivare a partire. No, adesso da lunedì che mi sto allenando con la squadra e non ho problemi, diciamo. Non ho risentito niente della lesione, poi sicuramente a livello fisico non credo che possa stare al 100% perché sono stato praticamente 4 settimane senza allenarmi con i miei compagni e non ho giocato 3 partite, quindi su questo aspetto sicuramente sarò un po' penalizzato, però come sempre cercherò di fare il meglio, il massimo per dare una mano ai miei compagni. Repubblica e Repubblica. Volevo chiedere, visto che l'avversario si chiama Roma, c'è un giocatore che sembra giovane nuovamente, come si fermano, come pensate di fermare? Che se è lui il vero problema che avrete risolto? Sì, credo che dobbiamo gestire bene anche i centrocampisti che sono molto bravi a buttarsi dentro, perché Totti esce dall'area per prendere palla e approfittare inserimenti di centrocampisti. Sicuramente dobbiamo stare molto attenti su di lui, però ancora di più su quelli che vanno in profondità, perché sicuramente sono quelli che daranno più fastidio. Gazzetta di nuovo per Nove Sicilia, considerato che la Roma intanto ha vinto delle ultime 5, 4 le ha vinte e Roma l'ha pareggiata, quindi sicuramente una delle squadre più in forma del campionato. Però i numeri dicono anche che non c'è stata una sola volta che la Roma fuori casa non ha subito gol, quindi vuol dire insomma che ha dei limiti. Tu pensi che per quello che il Palermo in questo momento è meglio affrontarla di soppetto una partita del genere, ti giochi tutto con il rischio magari di andare anche sotto, oppure magari essere più prudenti e non rischiare troppo, anche perché il Palermo insomma ha manifestato dei limiti che conosciamo tutti? Sicuramente dobbiamo stare compatti, perché come dicevo prima, no? C'erano i centrocampisti che si buttano sempre dentro e giocano senza punte, non danno punti di riferimento. Innanzitutto dobbiamo stare attenti nella zona difensiva, perché poi da quando hanno cambiato allenatore hanno subito molto meno, vanno sempre dietro la linea di la palla per difendere, cosa che magari prima non lo facevano. Però dobbiamo fare una partita intelligente, di molta intensità, di molta forza e approfittare delle occasioni che si presentano. Non si ci Ciao Edgar, state soffrendo un po' l'atteggiamento dei tifosi che negli allenamenti un po' vi contestano?
cioè come l'ha presa lo spogliatoio in questa situazione? Poi domenica cosa avevi aspettato? Un pubblico amico, una persona portata? No, sicuramente è una situazione particolare, perché tenere i propri tifosi in questa situazione non è bello, però siamo consapevoli che pure una delusione per il nostro campionato, però comunque noi ci mettiamo sempre tutta, magari può andare bene, può andare male, però l'atteggiamento credo che non deve mancare mai, quindi speriamo che sabato vedano l'impegno che fa la squadra e siano dalla nostra parte. Ciao Edgar, cosa vi ha portato Sannino? E poi tu fai parte insomma di quel gruppo che l'ha già avuto a settembre, lo trovi cambiato anche nell'atteggiamento con la squadra, nel relazionarsi con la squadra? No, il mister è tornato da come è andato via, è sempre uno che dà la carica, tiene sempre l'attenzione alta, che credo che quello manca la squadra, e speriamo poter fare quello che ci chiede sabato contro la Roma. C'è qualcosa che hai chiesto in particolare Sannino per questa gara durante il momento? Come sempre, lui chiede sempre tanta intensità e essere una squadra compatta, tenere i reparti sempre stretti per poi cercare di uscire velocemente nel contropiede. Altre domande? Sì, Sannino all'inizio, poi tutti questi cambi. Volevo chiedere se ti fermi un secondo e guardi a tutto quello che è stato, che ti viene da dire? Già sorridi, quindi immagino. Cioè, come una situazione, sì, una situazione un po' particolare, perché non ho mai vissuto un anno del genere. Però le decisioni sono state prese e noi giocatori e tutti quelli che siamo parte del Palermo dobbiamo prendere delle nostre responsabilità e guardarci nello specchio e pensare cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto male, e faccio un esame di coscienza a tutti quanti. Può essere che magari alla fine anche tutte queste cose hanno determinato questa situazione, visto che non avrei mai vissuto una situazione del genere, al di là di quelle che poi sono le vostre singole responsabilità, perché molti di voi sono nazionali, molti di voi hanno fatto bene a Palermo. Non vorrei cercare dei alibi perché non mi sembra giusto, però vabbè, il campo è sempre un po' riflesso di tutto quello che succede intorno, però noi, come dicevo prima, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, perché siamo quelli che andiamo in campo e lo faremo sempre. A concludere, Nadia, volevo chiederti, dato se condividi il pensiero di Sannino, che stai pensando a vincere o morire, quindi diciamo che va considerata davvero questa l'ultima partita per continuare a sperare. E poi ti volevo chiedere anche, intanto ti chiedo questo, poi vediamo se ti caso di chiedere. Io come sono fatto la penso sempre così, no? Credo che lo vedete poi nei miei atteggiamenti in ogni partita, per me è sempre o vincere o morire, quindi questa non sarà una eccezione. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.